Niente, io faccio prima di tutto un regalo all'assessore, le regalo un distintivo, perché dopo fare la foto. Il distintivo è questo qua, che poi regalo a tutti. Ecco, questo è un distintivo che ho fatto fare perché 2 anni fa sono stato invitato dalla Facoltà di Sociologia alla Bicocca di Milano a tenere un incontro con i ragazzi. E allora, così non sapevo che cosa regalargli, erano 170, ho regalato il distintivo, perché se dovevo regalare un orologio era un po' caro. Si può anche buttare via, signora. Adesso quando sono esauriti, perché uno me lo devo mettere anch'io. Francesco, tu non puoi essere senza. Un bioarchitetto che ha deciso di stare alla terza, di non andare. Ce la dovremmo fare, se no ve le faccio avere. Ne tengo solo una io, solo per la foto con l'assessore, perché. È un po' come la foto di Yalta, se non fai la foto quando ci sono i personaggi, dopo la storia va avanti. Lei l'ha avuto? Ok, quindi ne restano due. Allora, io sono contento che Francesco mi abbia invitato perché è stato la mia interfaccia in questi mesi. Sono rimasto stupito quando mi ha invitato, vi dico la verità, perché io non faccio questo lavoro. Assolutamente, coltivo le mie passioni, io sono laureato in agraria e quindi ho lavorato non tantissimo, 34 anni e ho finito come direttore del Consorzio Agrario di Parma. Mi sono stufato, siccome mi piace studiare, mi sono ritirato, però 6 anni fa quando mi sono ritirato poi è come concincinnato, ti vengono a richiamare. Per fortuna, perché star là ad arare il campo è una fatica tremenda. Allora, se ti richiamano, è una bella cosa. Allora, incominciamo. Marketing. Mi metto il distintivo solo per la foto di rito, perché se no. Vedete, questo concetto, il fatto di avere tutti un distintivo, intanto ci ha creato un principio di omogeneità, perché io venire a parlare a voi, che non so a che livello siete, magari uno fa l'architetto, il bioarchitetto, quell'altro fa l'imprenditore, quell'altro magari ha la macelleria, l'altro ha il breakfast, cioè come fare a parlare a persone così diverse, no? Io non conosco che cosa avete fatto prima e la vostra passione, quindi io vi racconto la mia storia, attraverso la mia storia cerco di farvi venire fuori, quindi non è un'autoelevazione, assolutamente. L'ultima volta che ho tenuto una conferenza a lui era il 1992, quindi non sarò esattamente come prima, ma non lo sei nemmeno tu perché avevi i capelli neri. E quindi. Allora, che cos'è? Io sono laureato in agraria, sono un agricoltore, non ho fatto master negli Stati Uniti, vi posso dire che non sono un campione dello sport. La mia prima medaglia d'oro, sapete dove l'ho presa? Ho preso la medaglia d'oro di mungitura manuale, quindi non sono un nobile, vengo proprio dalla manovalanza più dura. Quindi io sono un contadino e sono rimasto un contadino. Ma perché vi dico questo? Anche Gardini diceva che era un contadino quando era padrone del mondo. No, vi dico questo perché attraverso questa storia viene fuori anche quella che è la mia passione. Io ho la passione del marketing, ho sempre fatto marketing. Però sono un autodidatta e, come ho detto prima, è una materia alla quale dobbiamo dare un significato, perché se no sono slogan per fare dei corsi. Tutti ne parlano, ma nessuno ha capito assolutamente niente. E se anche qualcuno ha capito qualcosa, quando la studia la trasferisce è già vecchia. Perché il mondo va a una tale velocità, per cui se marketing è uno strumento per far sopravvivere aziende, prodotti, territori, diventa vecchio subito. Allora, la mia piccola storia ve la racconto subito. Chi fa marketing come prima cosa, almeno cercando di dire, io non ho avuto un grande successo, sono uno studioso, quello che faccio non nasce perché ho fatto delle grandi cose, ma perché ho studiato molto. Quindi le mie considerazioni, il fatto vedrete che ho fondato un'associazione di 100 sagre, non sono perché ho ottenuto dei risultati particolari, ma perché ho voluto creare dei laboratori e andarci dentro a curiosare. Basta.
non ho altre cose, quindi se troverete dei limiti nella mia presentazione, portate pazienza. Allora, per fare marketing vi faccio subito vedere la mia tesi di laurea, solo la prima pagina naturalmente. Riesci ad andare avanti? Vabbè, comunque, adesso poi lo vedremo, prima o poi succederà. Allora, la prima cosa che deve avere una persona, secondo me sempre, tutto relativo, non mi chiamo Philip Kotler, il padre mondiale del marketing, non mi chiamo Michael Porter, che è uno dei grandi uomini del marketing mondiale, ma il mio nome, Facchini, tradotto in inglese, si dice Porter. Quindi posso sognare di essere un grande personaggio. Dice, si interessa di marketing, come si chiama? Lo dico in inglese, Porter. Dice, abbiamo fatto un incontro con un signore che si chiama Porter. Di cosa ha parlato? Di marketing. Allora, partiamo subito. Vi ho portato questa data perché il 10 di dicembre, non la prendo molto in largo, ma c'è una logica, una mia logica, il 10 di dicembre del 48 è stata emanata, qui mi è scritto quello che me l'ha preparato, ha promosso, l'ONU ha fatto sottoscrivere la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. È un elemento importante perché noi andiamo verso una generazione che attraverso le nuove tecnologie è destinata, non so in quanto tempo, a diventare più democratica. Perché mentre una volta ci volevano 10 anni, il papà di un mio amico, che è stato in campo di concentramento e poi è stato trasferito in Australia, ha imparato 2 anni in ritardo che era finita la guerra. Adesso, quando succede qualche cosa, dopo 2 o 3 secondi, tutto il mondo lo sa. Perché ho messo questa data? Perché esattamente 6 mesi dopo, il 1° di luglio, cosa succedeva? Nascevo io. Quindi, quando ci sono state le dichiarazioni dei diritti dell'uomo, ero già al 3° mese. Lo dico per scherzare, ma ci entriamo per gradi. Ok. Un'esperienza di lavoro. Io ho iniziato proprio in questa materia, non ne vedevo l'utilità, ero agronomo, andavo in una società multinazionale, mi fanno fare questo lavoro e mi mandano a Parigi a studiare. E quindi devo fare il delegato sviluppo, o il vostro si chiama sviluppo parco, e marketing, ma era un marketing all'epoca che si dedicava all'interno dell'azienda di come vendere i prodotti, di come studiare i mercati. Nel 1975 il marketing era solo questo, come dare una mano al commerciale per poter lavorare. Naturalmente ho fatto questo lavoro per diversi anni e con l'andare del tempo, quando entri in una materia, non so se l'ho fatto bene o fatto male, in fondo il marketing in origine che cosa faceva? Si interessava di pubblicità e dava una mano al commerciale. Sono venuti fuori poi i dati di mercato, poi è venuta fuori la famosa teoria delle 4P, no? Il prodotto, il prezzo, il posto, le persone, la promozione, ma sono tutti concetti che oggi hanno ancora un senso, ma rappresentano il 10% del lavoro di una persona di marketing. Anzi, direi che oggi fare del marketing dentro un'azienda, queste cose diventano estremamente secondarie, si fanno d'ufficio, lo fa il commerciale, lo fa una qualsiasi persona. Nel luglio del 1989, quando ho conosciuto quel signore lì, sono entrato a fare il direttore marketing di un'azienda che vendeva dei prodotti per l'agricoltura. Però andare a vendere dei prodotti per l'agricoltura non mi piaceva, cioè io in fondo ho bevuto prima del vino biologico e quindi lì nessuno ci ha guadagnato, non c'è stato il solfato di rame, non c'è stato forse niente, non lo so. Io andavo a fare con loro le riunioni ma non parlavo delle cose, parlavo del mercato del vino, erano gli anni in cui Arbore faceva la pubblicità, birra e sai cosa bevi, no? Spiegavo quello che era. Poi alla fine della storia davo i dépliants e quindi la mia passione per il marketing agroalimentare nasce proprio in questa occasione. Quindi prima ho fatto per 15 anni, più o meno,
il marketing di prodotto, da quel momento ho incominciato a interessarci, ma per passione, perché avrei potuto continuare a farlo come prima. In fondo vendevo delle sementi, dei concimi e dei prodotti chimici per l'agricoltura, una volta che li hai fatti, pubblicizzati, che hai fatto il dépliant, poteva essere finita, ma non mi piaceva. Quindi io andavo a fare delle riunioni, parlavo di vino, di bere, di soft drink, che cos'erano, la competizione tra le varie bevande, andavo a vendere prodotti per la frutticoltura e spiegavo come erano le mele al tempo dei romani, piuttosto, cioè questa passione di andare oltre. Quindi il prodotto da accompagnarlo anche con altre cose, che allora non erano di moda, oggi lo si fa già di routine. E poi, finalmente, nel luglio del 1997, inizio ad interessarmi di marketing territoriale. Perché mi interesso di marketing territoriale? Perché prima lavoravo a livello nazionale, quando ero con loro e nelle altre società dove sono stato. Lavorando a livello nazionale, l'Italia è grande, spesso mi interessavo anche di estero, non riuscivo. Vengo nominato direttore generale di un'azienda, di una provincia, si circoscrive e incomincio a guardarmi attorno. Che cos'è che mi colpisce? Divento direttore generale del Consorzio Agrario di Ferrara. Quindi se prima lavoravo su 15 milioni di ettari, vado in una provincia che ha 180.000, guardo tutto quello che c'è, tutte le attività che ci sono. E proprio in quel momento, guardando e focalizzandomi su una superficie più circoscritta, mi accorgo che c'è un fenomeno che non mi interessa direttamente, perché non ho niente da vendere io a loro, ma mi interessa perché è un fenomeno che mi circonda, ed è il fenomeno delle sagre. Mi accorgo che in quel periodo, già in quel periodo, nella mia provincia c'erano 50 sagre, visto che in un qualche modo inizio, interrompo e alla fine do la mia idea di che cosa possono rappresentare, di come si possono utilizzare e con quali requisiti. E magari vi inviterò a qualche mia iniziativa, perché è un'eterna sperimentazione, non è che uno ha trovato la soluzione. Quando l'hai trovata e uno t'ha copiata è già vecchia. Quindi l'essere originali è una rincorsa continua con queste cose. Comunque mi interesso di questo fenomeno perché se apparentemente non ho un vantaggio, perché io non vendo niente a questi signori, però muovono delle masse così importanti di persone che mi possono interessare perché fanno opinione. Un'azienda importante come era quella che dirigevo io, con tantissimi dipendenti, vive anche un rapporto con la società che li circonda. In secondo luogo, le sagre si interessano anche o prevalentemente di cibo. Io in fondo mi interesso di agricoltura. Si potevo già immaginare che cos'era una filiera, dal campo alla tavola. Quindi era un concetto che mi interessa. Quindi incomincio a studiarle. Ma per studiare una cosa ci devi andare dentro. Se no, ogni realtà ha una sua posizione. Ecco, e allora che cosa faccio? Mi invento una sagra io. Ne faccio una io e incomincio a studiare. Quindi la prima manifestazione, ma come vi ho detto non è per vivere di questo, perché tutto quello che vedrete che ho fatto, che non è particolarmente importante, l'ho fatto nascere e poi mi tiro fuori, perché io amo sperimentare, non amo star dentro una cosa, perché non era lì il mio lavoro. E quindi inizio nel 98, si chiama Agraria, un nome facile da ricordare. Agraria la chiamai la sagra o la fiera delle filiere. Io abito in una zona, adesso è un po' cambiato, dopo 17-18 anni, avevo uno zuccherificio da fanto a casa, uno dei più grandi d'Italia, quindi avevo la filiera dello zucchero, visto che abbiamo mangiato prima dello zucchero dell'Eridania, no? Poi vivo in una zona in cui c'è molta soia, c'è molto mais, c'è molto grano, sia tenero che duro, quindi avevo la filiera della pasta, la filiera del pane. Quando poi andiamo nel grano tenero, delle filiere ne posso fare 10. Perché? Perché con la farina di grano tenero posso fare la pizza, posso fare il pane, soprattutto nel vol. Voi adoperate la semola di grano duro, posso fare la pasta fresca, no? Posso fare, perché la pasta secca invece viene fatta col grano duro, posso fare i dolci. Quindi addirittura li coniugavo tutto con la P. Pizza, pasta, pizza, piadina, tutto con la P. E quindi mi invento, se prima avevo 5 filiere, mi concentro su una,
sempre per studiare, perché per fare queste manifestazioni che vivono e sopravvivono soprattutto su un fenomeno particolare che è il volontariato, non è che tu li puoi gestire, non è che tu hai un'autorità, no? Se riesci ad imparare, riesci a coinvolgere, riesci a fare qualcosa, se no ti fanno una pernacchia. Quindi me la sono inventata anche perché ne avevo tante vicine e volevo arrivare a fare anche dei prototipi, perché l'idea non è voglio capire perché nascono, ma dopodiché voglio capire che cosa, come possono evolvere per sviluppare un interesse comune. In fondo il volontariato in tutti gli angoli del nostro paese è il patrimonio più grande che abbiamo. Quando io ero in quest'epoca qui, a Ferrara c'erano 350 associazioni di volontariato, oggi sono 550. Allora, così scherzando in una manifestazione sul volontariato, ho detto, se è vero che è il fenomeno più grande che abbiamo in Italia, io voglio interessarmi di un volontariato che sorride. Perché? Voglio, ma così, scherzando, cioè sempre per lavorare, per stimolare la creatività. Qual è un volontariato che sorride? È un volontariato che festeggia, e quindi chi mangia, festeggia, balla, sorride, ed è nata proprio così, per scherzo, perché rimasi impressionato da questo numero, 300, 400, 500. Poi la cosa più bella è che queste entità aggregano gruppi di persone numerose, perché da noi quando parliamo di sagre, parliamo di gruppi che ci lavorano che vanno dai 50 alle 100 persone e che non ci lavorano solo nei due o nei tre o nei quattro weekend, stanno insieme tutto un anno. Perché? Perché da noi, almeno là da me, le sagre sono quelle che funzionano. Non sono le sagre, io l'ho fatta anche al mio paese, che è grande come la terza, sono quelle delle microfrazioni. Le sagre più belle che abbiamo da noi sono quelle dei paesi che hanno da 1000 abitanti in giù. Se andate a vedere quelli che hanno 200-300 abitanti, fanno delle sagre che possono fare incredibili, veramente incredibili. Perché? Ecco, va bene lì. Vi ho detto, ne ho fatto uno e poi mi sono concentrato su una filiera solo, quello del pane. Però, per la cultura che ho io, la laurea in agraria, per il fatto che ero direttore di una grossissima azienda e per tutto, mi sono fatto una manifestazione che non era come le altre, no? Uno che fa una manifestazione normale prende i fornai, poi parla delle 400 tipologie di pane, che poi diventano 1000, 2000. No, io dovevo fare un qualche cosa che veniva fuori dal mazzo, perché se faccio una cosa come gli altri, delle città del pane quante sono? 100 iscritte. Oltre a quelle non iscritte arriviamo, siamo il paese del pane, a differenza dei francesi che hanno un tipo di pane solo. Quindi da queste due battute tiravo fuori il primo identikit. Guardate, che cos'è questo logo? Questo logo vi dice che io non sono un gastronomo in questo caso, almeno nella partenza. Perché questo è il Po, questo è un seme di grano e quindi è l'area del pane. Quindi è un nome di un progetto di marketing, non è una manifestazione che parte dal fornaio. Parte dal concetto di filiera che allora, 17 anni fa, non ne parlava nessuno. Ecco. Infatti si chiama la fiera del pane dei prodotti della filiera del frumento. Filiera. Allora se si parlava di filiera si parlava della Fiat, non si ne parlava in campo agricolo. Ecco, questa è una delle tante riviste, qui siamo nel 2000, quindi dal 23, allora quando sono partito la facevo in giugno, perché dico, quando si fa una festa, quando si raccoglie, poi dopo l'ho trasferita in ottobre perché è troppo caldo d'estate, anche da noi in pianura è terribile questa cosa qui. Quindi le riviste, siccome parlavo di cose originali, se avessi fatto l'ennesima fiera del pane tipico, genuino, fatto col forno sottoterra, sopraterra, ce ne sono già, lo lascio fare gli altri. Io devo fare una cosa con la mia cultura, dopodiché inserisco anche le altre cose. Sono partito così. Così ci entriamo per vedere il tipo di ragionamento che in genere metto io. Ecco. Guardate, questa è la foto prima della fiera. Perché ve la faccio vedere? Sono in un forno. Sapete chi è questo signore qua? Questo signore qua è l'ambasciatore francese. Quindi, siccome io sono in un paese che ha 400 tipologie ufficiali di pane, nella realtà ne ha 2000, con le varianti, noi a Ferrara
abbiamo una grande tradizione, siamo una delle tre città che per primo ha avuto l'IGP, Genzano, Altamura, Ferrara, la coppia ferrarese, sono tra i primi. Pane ferrarese, voi adesso ve lo volevo portare, ma non sapendo con l'aereo, al limite ve ne mando, si chiama coppia. Sono quattro corna, è un pane che risale al tempo degli estensi. Gli estensi avevano una grande attenzione per il pane, è stata una grandissima dinastia da noi, perché mentre i Medici a Firenze sono rimasti 100 anni, loro da noi sono rimasti 350, poi il Papa li ha cacciato per mancanza di discendenti, si sono trasferiti a Modena, quindi sono rimasti 500-600 anni. Allora era fatta come la pagnotta, come la focaccia, però c'erano delle leggi all'epoca sul prezzo, sul comportamento dei fornai, che era rigorosissimo, perché il pane era un elemento estremamente importante e lo volevano divulgare, perché in origine il pane lo mangiavano solo i signori, gli altri non so che cosa mangiavano. Quindi ho invitato questo ambasciatore che si chiama Blot e ho invitato anche il presidente dei panificatori francesi. Perché? Perché se voglio capire la mia dimensione, la mia differenza, la mia unicità, devo avere un confronto. Il primo confronto lo faccio con i francesi, che hanno solo la baguette. Igienicamente discutibili, perché girano tutti, smanazzano ste cose, è vero? Lui è venuto con la macchina, con le bandiere, è venuto il presidente dei panificatori francesi, 30.000 panificatori, no, è venuto solo il presidente, perché sennò dovevo ospitare tutta questa gente, però quindi avevo la filiera e avevo il confronto. Così, curiosità, tanto per dirvi l'importanza di avere degli argomenti poi da comunicare, perché il punto chiave di tutti questi progetti, il vostro, i miei e tutti quelli che ci sono, è: devo fare cose diverse dagli altri che attirino investimenti e turisti. È un concetto di rastrello, li porto dentro se riesco a fare qualcosa di diverso. Poi ho aggiunto sempre tutto il resto, avevo la ciabatta polesana, avevo Altomonte, che è partito 5 anni dopo di me. Basta scegliere in qualsiasi zona. C'è un particolare: ognuno ama il proprio pane, ogni territorio ha il suo pane. Se andate un toscano non ha il sale, se andate nel ferrarese c'ha lo strutto dentro, cioè ognuno ha il suo. Quindi non pensate di poter vendere, se non sono derivati del pane, da una parte o dall'altra, perché ognuno ha la sua storia. Avanti. Ecco, vi faccio così un passaggio. Questa è una... L'ho ricordato prima perché riguarda Altomonte, questo signore lo conoscete, questo è il regalo che ha fatto a me, quindi se vieni a trovarmi a casa nel mio studio, c'ho questo quadro di E.T. che riproduce, perché l'ho messo? Perché qui nel quadro ha messo Altomonte e il mio paese, adesso non si vede, questo signore è il famoso Rambaldi, che è nato a pochi chilometri da casa mia e che ha abitato fino alla morte vicino ad Altomonte, a Lamezia Terme, vicino all'aeroporto. Così è una curiosità in occasione di una delle feste di Panaria. Avanti. Poi, appena fatto questo primo esperimento che ha funzionato, ho subito aggregato le 8 sagre che c'erano nelle frazioni. Io ho puntato alle frazioni. Perché la frazione? Perché riguarda la storia. Riguarda la storia. Le frazioni che cosa sono? Penso alla frazione dove sono nato io. Io sono nato in una frazione che si chiama Santa Bianca, che quando sono nato io aveva 2.000 abitanti e che oggi ne ha 280 e che negli anni tra il 55 e il 56 ha avuto l'esodo che hanno avuto molti paesi del sud e anche del nord. Cioè c'è stata la famosa corsa all'urbanizzazione, corsa verso le fabbriche. Per garantire un tenore di vita maggiore si sono abbandonate. Quindi fin da questo momento ho avuto anch'io stesso il trauma, perché di tutti gli amici che eravamo nella prima e seconda elementare sono rimasto solo io in paese. E quindi questa idea che qualcosa sarebbe successo e che prima o poi sarebbero ritornati, è un po' un concetto alla Lessi, torna Lessi, ecco, e lo vedremo più avanti nella mia tesi di laurea, perché io faccio una tesi di laurea nel 69-70, inizio, che discuto nel 72, e vedrete dal titolo, se non è successo qualcosa nel computer, che già allora questa idea del visionario, un marketing non buono, uno che ha la passione del marketing deve essere un visionario,
curioso, ma anche uno che immagina, perché il marketing è un aiuto per vedere cosa succede il giorno dopo. Cosa succede sul mercato, cosa succede il giorno dopo su chi fa qualsiasi cosa. Il cambiamento per arrivare un minuto prima degli altri, possibilmente non oltre il secondo posto. Questo è il concetto. Quindi la prima idea di dire, se è vero che queste sagre che nascono nelle frazioni, che si sono spopolate dell'80%, sono la risposta negli anni 60, 70, 80, a che cosa? Perché si chiama sagra? Si chiama sagra perché viene il giorno del patrono, quindi il giorno sacro. Perché chi è andato a Torino a lavorare o chi è andato in Francia o in Svizzera, quando torna a casa a salutare i vecchi parenti e i bambini come me, quando torna il giorno della fiera o giorno delle ferie, che normalmente le fiere sono nel periodo estivo. Quindi nascono proprio come risposta organizzativa in occasione della festa, che da sacra si sposta verso lo sportivo, il gastronomico. Quelli che restano, quando arrivano i fratelli, i cugini, gli amici che sono andati via, prima gli organizzano qualcosa, la focaccia, da noi altre cose, e poi pianino pianino vanno avanti e nascono le sagre. Da noi nascono così. E quelle con le quali mi sono rivolto io sono quelle delle frazioni. Io l'ho fatta al mio paese, ma è troppo grande per fare una sagra. Per fare una sagra si può fare una fiera, si può fare 100 cose, ma queste qui io creo delle comunità. Perché vedete, in una sagra ci sono due popoli, chi ci lavora e chi ci va a mangiare. Dobbiamo studiare chi ci lavora e vedere come fargli evolvere, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista sociologico, perché accompagnando questa mia chiacchierata vedrete i ragionamenti che ci ho fatto dietro. Non so se vi serviranno, o se vi serviranno per non farli. Ok? Quindi la prima idea mi nasce lì, nel 2000 faccio un'associazione di 8 sagre, perché se sono comunità e creo rete, faccio delle comunità in rete. Non è che mi sostituisco al signore di Facebook, però il concetto di comunità, se voi guardate lo slogan del signore di Facebook, nella sua mission, cosa leggete? Io voglio creare comunità. Ed è un signore che usa 30 anni, adesso 32. Se pensate alla rivoluzione e a quanto ha mosso anche economicamente con un'idea, vi rendete conto che non dobbiamo avvilirci in quest'epoca, perché i nostri uomini che hanno fatto la prima guerra mondiale avevano ben altri problemi. Noi oggi abbiamo degli strumenti che, se sappiamo interpretare quello che succede attorno a noi, probabilmente possiamo fare qualche cosa di interessante. Fatto questo, il primo progetto che è uscito, che oggi è banale, 7 anni dopo la Coldiretti viene fuori con questo slogan che si chiama Chilometro Zero, che si ispira a un concetto americano delle persone che si fanno i pomodorini sui grattacieli col vaso in casa. Quello è Chilometro Zero, non quelle cazzate lì. Chilometro Zero che viene da 150 chilometri o da 200 chilometri. Chilometro Zero cosa vuol dire? Che l'uva da tavola a Taranto ve la dovete mangiare tutta voi? Cioè bisogna stare molto attenti quando si fa comunicazione col cuore o strumentale. Diamogli il nome vero, perché con l'andare del tempo, noi che viviamo di turismo, quello che scriviamo deve essere anche traducibile. No, ma mi lasci fare la caricatura. Io spesso faccio il paradosso per fare la caricatura delle cose, non è una critica assoluta la mia. Dico che spesso si cavalcano delle mode per mantenere dei poteri e per giustificare le proprie posizioni. Non ha niente a che fare con l'agricoltura. L'agricoltura è messa peggio di prima. Non è mai stata messa peggio. Se lei però va a vedere le retribuzioni che hanno i vertici delle organizzazioni, si accorge che sono pagati come totti. È vero che è pagato di più quell'altro, però siamo a questo livello. Non confondiamo Slow Food con un'associazione di agricoltori. Non ci capite più qual è la differenza a questo momento qua. C'è sempre la colpa di qualcuno. Qui non cerchiamo soluzioni, cerchiamo imputati. Se non veniamo, compresa la politica, la contrapposizione potrebbe non essere la risposta ai problemi. È vero? Se abbiamo bisogno di acqua, non è che il partito opposto dice che abbiamo bisogno di vino o abbiamo bisogno di sabbia. È vero? Concetto è, andiamo verso un mondo in cui la compartecipazione, la condivisione saranno valori nuovi. Non c'è possibilità. Poi quanto tempo ci immediamo? È dalla forza di chi ha dei poteri per rallentarla, ma non ci salveranno,
non si salveranno, perché senza il coinvolgimento della gente, e se la gente non mangia, non lavora, non ha futuro, non li tieni fermi, non li tieni fermi. Quindi questo è stato il primo progetto. Ma perché ve lo metto? È forse originale, pane nostrano italiano. Dove sta l'originalità in gergo marketing? L'Italia, l'utilità del fatto che io conosco il mondo agricolo, magari conosco anche un pochino il mondo del mercato per passione. Noi come italiani, parlando di grano tenero, normalmente importiamo il 65%. Quindi è quasi impossibile per uno che compra della farina sapere se è farina italiana. Se non fai un progetto ad hoc, certificato e tracciato col quaderno di campagna, col nome degli agricoltori, scrivono prodotto italiano, ma non è vero. Perché noi importiamo il 65% del frumento. Un mulino non sarebbe neanche capace, poveretti, di farlo. Ecco perché dico che queste crociate creano imputati, non creano soluzioni. Noi abbiamo bisogno di importare, però potremmo creare un segmento a premium price, a prezzo più elevato, garantendo la separazione. E infatti, adesso vi scandalizzerete, mi tarerete i pomodori, mi sposto. Sapete chi è il primo che mi ha seguito in questo progetto? Fatemelo vedere. Beh, a parte questo, adesso queste sono le riviste, andate avanti. Guardate chi è il primo che mi ha seguito. Io sono 13 anni che tutti i panini della McDonald's, dell'Italia, della Grecia e di Malta li faccio io. Quindi il fornaio artigianale vi dà il grano ucraino. Il McDonald's, che è il simbolo del negativo, della globalizzazione, è il primo che mi ha adottato. Quindi loro sanno il nome degli agricoltori, i quintali, hanno tutti i quaderni, ma sono 13 anni. Perché queste grosse aziende, se riesci a fare qualche cosa, una volta che le hai acquisite, non le perdi più. E sono aziende che pagano. Pensate che io dopo, era un periodo che avevo un po' più di entusiasmo di adesso e di energia, gli ho cambiato l'olio che andavano a friggere. Una volta andavate in un McDonald's, si sentiva la puzza di frittura a un chilometro. Gli ho fatto comprare in Italia. Gli ho cambiato la Macedonia. Li ho creato io, si chiama Macella, loro Macella, li ho creata io perché avevo dei rapporti con persone che gli hanno fatto un'industria per farglielo. Ve l'ho detto come paradosso, non è il modello da imitare, assolutamente. Però per dire, visto che parliamo di agricoltori, guardate qui, era una filiera che va dalla ricerca della semente fino a chi gli fa, che è, questa è una multinazionale che è nata lo stesso giorno che è nato McDonald's, 1955. Intanto il fondatore di McDonald's non si chiamava McDonald's. Chiamava Ray Kroc. McDonald's erano due fratelli che avevano un ristorante come il B&B della... dove è andata a finire? Eccola lì. E poi loro non avevano figli, lui era intraprendente, voleva allargarsi, gli hanno venduto il ristorante e anche il nome. Lui vendeva dei macinini da carne, quindi poteva andare bene alla terza per i vostri macellerie. La moglie lo ha lasciato perché dice: tu sei matto, vuoi aprire 50 ristoranti? E oggi ne ha 36.000. Lui è morto, credo, 3 anni fa, questo signore. Questa industria è una multinazionale parallela, era un fornaio greco che gli prestava il pane perché non avevano un soldo e continua a fargli, per loro anche per gli altri, pane in tutto il mondo. Quindi io tutti gli anni gli do 80-100.000 quintali di grano che diventano panini. Per dire, ecco, vedete, un'idea è venuto fuori, un'industria. L'impresa è l'unica possibilità che abbiamo per produrre reddito. Poi le diversificheremo, dal biologico fino ad andare, ma è l'unica possibilità. Ci sono due soggetti che in Italia possono salvare il nostro paese. I comuni, se nell'ordinamento costituzionale i comuni vengono messi al primo posto e non all'ultimo, non il quarto livello. Lo Stato, la Regione, la Provincia, quando c'era il Comune. Il Comune è il cuore dello Stato, deve andare al primo posto. Io ho fatto incontri dappertutto, non conto niente, non se ne accorge nessuno, però perché? Perché è rimasto l'unico che ha rapporto con i cittadini. Gli altri fanno della prosopopea. Tutti gli altri fanno della prosopopea. Non contano più niente perché c'è l'Europa, c'è l'ONU, c'è la banca, c'è il mondo, c'è la Banca Mondiale. Quindi se non ci organizziamo per un mondo che è cambiato, perché andava bene nel 45. Noi dobbiamo ritornare come nel 1100-1200. Le più grosse specialità gastronomiche che noi abbiamo sono nate durante l'Italia dei Comuni. Parmigiano-reggiano per tutti.
il prosciutto di Parma e tanti prodotti, io parlo di quelli che conosco, ma ce ne avete anche voi. L'Italia dei comuni è in un qualche modo un piccolo modello, una cellula dalla quale ripartire. È il cuore del nuovo Stato. Il secondo soggetto sono le imprese. Perché se è vero che abbiamo un problema ambientale, se è vero che abbiamo un problema sociale, se è vero che abbiamo un problema finanziario perché abbiamo bisogno di lavoro, chi è che può risolvere questi problemi? Solo chi fa impresa, chi dà lavoro, ma deve essere un'azienda di come vi dirò io prima. Un'azienda, ecco perché ho detto prima della morte del marketing c'è il marketing 3.0, il famoso marketing della responsabilità sociale. Se le aziende fino adesso, il signor Rana, col quale sono abbastanza amico, anche se io non faccio tortellini, investiva 40 o 50 milioni di pubblicità, se andiamo avanti dovrà fare altre cose. Perché con l'andare del tempo e con gli strumenti che avete voi, questi sono 40 milioni di ripetitività per farti consumare. Puoi arrivare allo stesso risultato di far consumare la gente facendo delle cose socialmente utili. Quindi in futuro anche comprare e vendere diventa un fatto sociale, non è più un fatto economico, diventa sociale. Perché quello che fa lei con i mobili, quello che faccio io con l'agricoltura, ha un impatto sull'ambiente talmente forte che non può riguardare solo lui. Vi prendo un esempio. Se voi prendete una lattina di Coca-Cola che costa un euro, il costo sociale di quella lattina è 10 euro. Da un lato perché non c'è più bauxite in futuro nelle miniere, dall'altro perché bisogna portarla a termine. Ecco perché mi piace ogni tanto ascoltare il discorso che l'avrete sentito con voi di Bob Kennedy del marzo del 1968, quando a pochi mesi e a pochi giorni prima della sua morte, vedete a pochi giorni dalla sua uccisione, a pochi mesi dalle elezioni che l'avrebbero visto Presidente degli Stati Uniti, fa un discorso all'Università del Kansas, nel quale dice che il PIL era il parametro più demenziale che la società occidentale poteva scegliere per valutare la ricchezza di un paese, perché non tiene conto dell'impatto ambientale, non tiene conto della cultura delle persone, non tiene conto dell'educazione, che sono valori che hanno un costo nel tempo o un valore incalcolabile. Se qualcuno di voi non l'ha ascoltato, lo digita sul computer. È in inglese ma con la traduzione, è il più bel discorso forse che possiamo ascoltare oggi, ed è del 68, credo del marzo 68, basta che digitiate discorso Bob 68 lo trovate fuori. Quindi vedete, da una fiera filiera il primo che ha beccato è stato questo qua. Naturalmente c'è anche tutto il resto, c'erano le 10.000 persone, c'erano i fornai, c'era la gara del pane, c'erano gli assaggi, non c'era ancora Barbieri perché non aveva ancora pensato, era venendo lì che gli è venuta la curiosità, perché è facile, il pane è universale, il pane è cibo, noi è chiaro che c'erano altre 100 cose, una delle cose più belle, visto che ne ho fatte tante di queste, ne ho fatte da qua in provincia di Rovigo, è anche quella del pane nella religione. Se volete, io ho la relatrice, se capiterà, se la invitate, una professoressa di storia dell'arte. Quante volte nella Bibbia si cita il pane? 400 volte, esattamente come il numero delle specie di pane che abbiamo noi. Il pane nella pittura, cioè dopo facevamo tutto quello, pane e cioccolata, con la Ferrero. Sì, sono tutte cose che c'è, ma la matrice era, dobbiamo fare delle cose perché localismo vuol dire coinvolgimento di tutti. Voi potete fare il più bel progetto del mondo, che vi potrà anche essere finanziato, ma se non cresce la cultura generale, la visione che è simile da un confronto e che coinvolge dall'agricoltore a tutti, difficilmente potrete uscire dalla mischia. Perché oggi dei progetti, i comuni sono 8.304, i progetti sono moltiplicateli per 7. Quindi c'è una ipercompetizione delle iniziative. Il marketing territoriale ormai è entrato anche nelle amministrazioni, no? Nelle amministrazioni comunali, ed è un bel fatto. Oggi però che si avvicina il livello, bisogna tirare fuori qualcosa di più, ed è la parte sociologica, perché fino adesso abbiamo giocato sui prodotti, adesso dobbiamo giocare sulla persona. E lo vedremo nel corso di questa piccola chiacchierata.
Ecco, l'anno dopo ci viene con un paio di amici l'idea. Mi presento in un paese vicino a noi, c'è un paese grosso che si chiama Cento, dove è nato Lamborghini e tantissimi altri industriali, dove c'è il numero uno nella produzione delle macchine per l'estrazione della pasta, che si chiama Fava. 50-60% di tutti gli impianti che fanno pasta nel mondo vengono da Cento, da questi fratelli qua. Quindi è una piazza importante, dove c'è stato, perché adesso è stato interrotto col terremoto, uno dei più bei carnevali d'Europa, perché considerate che io gli ho dato una mano, vi faccio vedere il progetto, perché io non mi interesso di maschere, io sono senza maschera ai miei progetti. E quindi ho fatto un progetto per 6 anni che ha salvato il carnevale, perché creava entrate superiori ai biglietti delle 340.000 persone, perché al carnevale di Cento veniva Dustin Hoffman, ma io ho portato anche il premio Nobel della medicina a Luc Montagnier, quello che ha scoperto l'AIDS. Cioè portare personaggi, perché nei momenti in cui mi tolgo la maschera faccio sapori senza maschera, che adesso vi faccio vedere. Allora, abbiamo fondato e presentato, dopo la presentazione di questa idea di presentare una situazione di sagre, 45 su 5 province hanno aderito durante la riunione. Quindi era già nata l'idea, era matura. Però guardate una cosa, questo marchio non si chiama Associazione Gastronomica Sagre, si chiama Associazione Turistica, turistica. Cioè da subito abbiamo identificato, io facevo il contenuto, l'ho identificato io, l'altro seguivamo altre cose e l'altro faceva i dépliant. 3 amici, io facevo i contenuti. Quindi la prima idea è: le sagre possono essere uno strumento turistico, non gastronomico, perché sennò vanno al ristorante. Vi faccio vedere altri progetti. La zona era questa qua, che non si vede molto bene, comunque è un pezzo di Ferrara, un pezzo di Modena, un pezzo di Mantova e un pezzo di Rovigo. E quindi siamo partiti con 45, sono diventate 100 e così via. Subito dopo, visto che andavamo bene, era il concetto di metterle in rete tra di loro. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di fare un libretto che le riunisse tutte. Pensate, un libretto che presenta 100 sagre che vanno dalla fine di aprile alla fine di novembre, è un progetto turistico. Dove andiamo quest'altra settimana? C'è il tartufo in quell'altra. Dov'è la settimana? C'è la salama da sugo. Guardate, è una cosa pazzesca. 400.000 libretti dopo pochi giorni dandogli agli uffici turistici creano un movimento di gente paurosa. Il problema è pagarli, li ho trovato io gli sponsor in questi anni, ma una fatica da orsi. Sì, ma è un libretto, non mi sono dimenticato di portarlo, ho dimenticato 2 o 3 cose, avevo portato anche il gagliardetto, ma stamattina mi sono alzato alle 4. Sono sempre distratto, poi ho altre cose da pensare e ho dimenticato qua. Questo me lo sono ricordato perché dovevo darlo all'assessore. Dico, qui c'è un assessore al marketing, non me la lascio scappare. Pensate, nei paesi più evoluti ci sono gli assessorati più originali. Se voi andate ad Aqualagna, che oggi è pari ad Alba come notorietà, ed è un paese di 3.000 abitanti, la fortuna di questo paese è nata dall'assessore al tartufo, che poi è diventato il sindaco, si chiama Bruno Capanna. 40 anni fa nessuno parlava di questo micro paese, perché il comune fa 3.500 abitanti, ma il paese, e ci vanno 100.000 persone, e il commercio del tartufo è a Qualagna, non è ad Alba. Provate a pensare, se andate nella zona di Reggio Emilia, nel paese più famoso, che non mi ricordo qual è, del parmigiano, c'è l'assessorato al parmigiano reggiano, cioè c'è una testa pensante sul prodotto. E questo è importante, vuol dire che c'è qualcuno che fa in sintesi della conoscenza di tutti. Provate. Ecco, questo ve l'ho portato, questo è il gagliardetto che le mando domani. Questo è il personaggio che deve interessare voi, perché è di Taranto ed è il manager che in questo momento... Solo un tarantino può essere il miglior manager in Italia, è d'accordo con me? Penso di sì. Questo nessuno lo conosce? Questo signore, vedete, c'è il suo marchio qua dietro. Questo è l'amministratore delegato, è stato anche il direttore della Barilla, è l'amministratore delegato e direttore generale di Conad. È il manager che in questo momento è uno dei vostri paesi, non ditemelo. Qui gli ho dato il gagliardetto quando... è venuto alla festa dell'Ortica, di cui vi parlerò dopo.
E quindi è una persona che bisogna che lo invitiate. Dovete invitarlo intanto perché in chiave marketing penso che non ci sia nessuno. È un uomo visionario. Pensate, quest'uomo è l'uomo che ha capito che gli ipermercati non sarebbero andati avanti, li ha ceduti a Leclerc 10 anni fa o 15. Cioè è un uomo estremamente preparato, forse di Palagiano, non so, è una delle frazioni, eh? Il cognome si chiama Pugliese, Francesco Pugliese, avrà può darsi sia di la terza, non lo so. Comunque in questo momento il manager agroalimentare, in particolare più quotato in assoluto che c'è in Italia, mia opinione, quindi è direttore e amministratore delegato. Qual è la differenza tra Coop e Conad? Che Coop è una cooperativa di consumatori, questa è una cooperativa di dettaglianti, però questa sta andando avanti come un treno, quindi volevo solo farvelo vedere perché spero che diventi un partner delle vostre iniziative, perché col progetto il marchio si chiama Sagre Dintorni, il suo si chiama Sapori e Dintorni. Sì, sì. Ecco, poi, siccome mi ero fatto una sagra, l'ho cambiata, l'ho focalizzata, ho fatto un'associazione del paese delle 8, ho fatto l'associazione delle 5 province, dopo un anno o due mi ero già stancato. Ho fatto una fiera che apre la stagione, nella quale presento il libretto, presento il piano, lo dico a tutta la stampa. Questa si chiama, è un acronimo, adesso mostra saggi interprovinciali, comunque il MISEN, ha una tale popolarità da noi che anche dandogli altri nomi non lo uccidi più questo nome qua. E per 7 anni si è tenuto al mio paese, ma non ci stavamo più, c'è un quartiere fieristico ma non ci si stava, per cui ci siamo spostati a Ferrara città, dove c'è un centro fiera ma è già troppo piccolo. Quando io ero a Parma, quelli del Cibus mi hanno chiesto 50 volte se gli davo una mano e avrebbero dato il nome Cibus a questo mondo, perché vi faccio solo due numeri, sono 34.000 stimate le sagre. Ogni sagra, e ce ne sono delle grosse, ve ne dico uno, la fiera del riso di Isola della Scala, sapete quanti scontrini fa? 380.000, controllati dalla finanza, quindi ne farà qualcuno in più, può darsi, 380.000, ma io ne voglio moltiplicare per 6.000, non prendo i 380.000, provate a misurare, vengono fuori quanti? 300 milioni di pasti. E questo è un numero importante, ma non è importante solo per il consumo. Se è vero che oggi con gli strumenti e con la parola e col comportamento il consiglio, la gente crede di più al passaparola, anche se viene dal computer, da uno che non conosce, crede di più del professore che parla alla televisione e che è prezzolato. La gente non crede più a nessuno, crede al passaparola. L'amico parla all'amico, ma oggi col computer c'è la possibilità di entrare in rete, la gente ci prende abitudine e è così. Quindi è nato il primo salone nel 2004, quest'anno è la 12ª edizione. Se ci mettiamo d'accordo qualcuno di voi lo ospito volentieri, anche perché abbiamo chiesto all'Expo, l'uomo delle comunicazioni viene giù e siamo a un mese, meno di un mese dall'Expo, perché l'Expo non è solo interessante per farsi vedere, è interessante per attirare gente fuori. La gente che viene in Italia vuol capire perché c'è stato qui il Rinascimento, vuol sapere perché qui c'è stato il Medioevo, perché qui è nata la civiltà occidentale, il pensiero, perché qui sono nate tante altre cose. E allora gli piace andare in giro, uno che viene da Seul o da Seattle o dal Sudafrica, quando è stato 2 giorni in fiera non ne può più. Allora se noi riusciamo a creare qualche collegamento potrebbe essere interessante, ma non basta fargli fare una mangiata in una sagra, bisogna portarli a vedere un'azienda, bisogna portarli a vedere il Palazzo del Duca, bisogna creare rete con altri comuni, magari non quelli contigui, perché sennò si crea competizione. Voi avete questa grande opportunità di Matera. Se non si crea sinergia vi spazza via, perché come tutte le cose può anche deludere, perché il mondo intero concentrato in una città di 30-40 mila abitanti, se non si allargano
potrebbe non dare quei risultati e quel miracolo. La visibilità, dicevo, ha senso se uno è bello, ma se uno è brutto è meglio che stia nascosto, non si deve mica denudare, uno brutto, grasso è fatto male, è vero? Se invece uno è bello, bello, si può anche fare il calendario. Ma pensate che uno che è tutto... Ecco, quindi visibilità sì, ma bisogna creare rete molto, ma molto più grandi, magari complementari. Non c'è bisogno in particolare, sennò si cannibalizzano tra di loro le iniziative. E la gente oggi è smaliziata, ne vede delle cose. La cosa strana è che non è venuta fuori la mia tesi di laurea, che era la parte che mi interessava di più, ed era il lucido numero 2. Non ve lo volevo far vedere, però dico, vuoi vedere che è scappata via. Prova ad andare indietro. No, scusate, solo per... Indietro. Eccola qua. Provate a guardare. Questa è la data della discussione, 72-73. Provate a guardare questo titolo. Ipotesi di parco pubblico nella collina bolognese con... Cioè parlare nel 70, perché questo l'ho discussa nel 72, ma nel 70 parlare di restauro vuol dire che c'era già il degrado. Io ho fatto un corso allora di specializzazione che si chiama, mi piacciono le piante, dopo tanti anni non mi ricordo molte cose, si chiama fitosociologia, cioè studia la dinamica della vegetazione. Andavo nei boschi con il siero antivipera e andavo a contare, e non a fotografare, fotografare visivamente, e davo una valutazione, perché da quello che c'è spontaneamente è la sintesi di quello che c'è sotto. Avete capito quello che dico? Se io faccio l'analisi, dico che c'è nel terreno il fosforo, l'azoto, il potassio, ma se vedo la vegetazione è la quantità che riesce ad esprimere la natura, perché poi c'è l'ombra, c'è il degrado, c'è la frana, ci sono tutte queste cose. Allora, se questa riflessione fatta da un ragazzo di campagna con la medaglia d'oro che avevo io, riesco ad anticipare queste cose dicendo la gente sta abbandonando le campagne, questo avrà un costo sociale spaventoso, partivo dalla collina, sarebbe bello rendere interessante e dignitoso il lavoro dei giovani in campagna, perché quando saranno andati via la collina viene giù. Non dicevo delle grandi cose. Scrivo ancora nella seconda pagina, il futuro, il mercato sarà il turismo, perché la gente che oggi lavora 50 ore e poi ne lavora 45, quindi avrà del tempo libero. Se la gente andrà in pensione, allora se andava in pensione molto prima, avrà due soldi in tasca e li investirà nel tempo libero. Se è vero che la vita si allunga, sapete quanto si è allungata la vita da quando ho fatto la tesi ad oggi? 20 anni. Quindi vuol dire che c'è più tempo, e dopo delle belle notizie per quelli che sono in pensione, una bellissima notizia per quelli che sono in pensione, perché ormai siamo entrati nella sociologia con dei nomi tecnici, e quando entri nel pensiero sociologico manageriale vuol dire che tocca a noi adesso, siamo la generazione che ritorna in campo, io, la signora, magari qualche signore della mia età, non vorrei offendere nessuno, magari io sono più vecchio. Avanti, torna quella da prima. Ecco, come vi ho detto, non vi sto a fare l'opologia, vi sto dicendo come si accompagna il pensiero, la visione. Bisogna essere visionari per capire cosa succederà. Cosa può succedere adesso che c'è tutto il mondo collegato in internet? Cosa succede con queste immagini WhatsApp? 11 miliardi di immagini trasmesse. Questo autismo, questo isolamento, io non lo voglio criticare, voglio capire come lo posso utilizzare. Adesso non topperiamo termini molto pesanti. Ecco, una cosa curiosa che ho fatto all'inizio era queste sagre dove l'immaginario collettivo, la gente si abbuffa. Il primo anno ho invitato Rana, avevo 80 sagre e ho mangiato in tutte. Sono assaggi, Misen vuol dire assaggi. Ha mangiato in tutte, hai capito? Quindi uno dice, ma le sagre, siamo tutti obesi, i bambini sono obesi, l'Italia è il secondo o terzo paese che ha l'infanzia obesa? No. Allora abbiamo introdotto, perché abbiamo un gruppo di lavoro di professionisti, c'è dentro un professore di chimica degli alimenti tra i più famosi al mondo, c'è dentro un primario cardiologo, direttore di una rivista famosa, abbiamo fatto
nell'ambito della fiera, una sfida che ogni sagra della fiera doveva fare una ricetta per chi ha problemi di ipertensione. Chi ha problemi di ipertensione? Quasi tutti i maschi dopo i 50 anni. E allora veniva fatta una ricetta particolare e si faceva la gara con dei professori di alto livello, sempre per stimolare, perché non potete parlare di cibo se non parlate di salute, perché oggi il cibo è malattia. Noi moriamo da cibo. E credo che di non dire niente di particolare. Avanti. Quindi questa era l'immagine che mi fecero loro. Io ho detto che ho fatto degli esperimenti, quindi il primo ho fatto un esperimento su un prodotto, il pane, e gli ho dato una connotazione diversa, se no mi mettevo nel flusso delle altre 100 città del pane, ognuno il suo. Si consuma tutto in quei 10 giorni, le 20.000 o 10.000 persone ci vanno lo stesso. Però approfittiamone intanto che stiamo assieme per creare del pensiero imprenditoriale, perché è un'occasione, quando la gente va a fare del volontariato, ci va volentieri. Perché si trova in una comunità, vi ho detto prima, io ho studiato le persone che ci lavorano, per me è la comunità. Vedete, mi è capitato molte volte di vedere nelle sagre quello che non si vedeva più nelle famiglie. Nelle famiglie i giovani non vanno più o non andavano, adesso c'è un ritorno, c'è un grande ritorno anche grazie agli strumenti informatici. Gli strumenti informatici stiano riavvicinando le generazioni, ma durante gli anni 60, 70, 80 la famiglia si è spezzata, no? Si è spezzata, mentre prima erano famiglie magari con tre generazioni, dopo non vedete più un papà che sta col figlio sposato, no? Che sta in famiglia, e quindi si è persa un pochino questa idea. Quindi ho fatto una filiera per studiare il pane, però in filiera. Poi mi sono fatto una seconda, una fiera del mais, in questo caso è una coltura, prima era un prodotto finito, questa è una coltura, in provincia di Rovigo a 300 per 6 anni, perché poi mi sono stufato, perché quando ho studiato che ho capito tutto, dopo la SLI, perché sennò mi avanza il lavoro. Abbiamo fatto una fiera, sempre di filiera, potevo dire che era la fiera della polenta, si mangia polenta, abbiamo costruito tutti i prodotti col mais, che si può, sapete che il mais non ha glutine, quindi puoi fare le tagliatelle, puoi fare qualsiasi cosa, puoi fare la bioplastica col mais, puoi fare qualsiasi cosa. Quindi in questa manifestazione, oltre alla parte gastronomica, la facevo in un'epoca in cui c'era il mais in pieno campo. L'ultimo anno ho fatto un labirinto, cioè ho fatto seminare 10 ettari di mais col satellite e ho disegnato un labirinto. Quando il mais è alto, voi avete dei percorsi e ogni tanto riproducevo un slargo con un tema dentro. So, un anno ho fatto Le Petit Prince, il piccolo principe, un altro ho fatto la civiltà egizia, in modo che attiravo, ma nello stesso tempo, dovendo portare i bambini all'interno, creavo degli argomenti di loro interesse. Guardate, voi non avete un'idea, in 10 ettari o in 5 ettari di mais, quante migliaia di persone ci stanno dentro e quanto è complicato, se uno non ha capito il meccanismo, uscire senza sporcarsi. È una cosa incredibile. Fatta Rovigo è una provincia che è la metà di Ferrara, però è il doppio dei comuni. Se uno non sa che Porto Tolle è vicino al mare e che Bergantino è vicino a Mantova, quando ha le strade che si dividono non riesce più a venire fuori, a meno che non attraversi il mais e si sporca tutto. Guardate, non avete un'idea della bellezza di queste cose. Visto anche, l'ho fatto riprendere anche da sopra, però ci vuole un satellite, perché seminare e guidare un trattore per fare, cioè se uno fa e stacca normale non riesce. È venuto un capolavoro, cioè vedete, mettere dentro delle idee in campo gastronomico, tutti i prodotti possibili, le tagliatelle, mettere dentro, raccogliere il mais, fare i convegni, fare tutte queste cose, chiamare le associazioni dei consumatori, chiamare i ristoranti. Una categoria che in questi anni è diventata nemica delle sagre sono i ristoranti. L'avete visto? C'è stata una vera crociata. Le crociate sono sempre in buona fede, vi do la mia opinione. Si è partita nel 2009 con la FIP dell'Ascom, è partita in provincia di Brescia, lo so perché io allora ero direttore al Consorzio Agrario di Brescia, e c'è stata una crociata. Siccome in quel mondo lì, non che sa parlare, ma che ha dei rapporti, ci sono solo io, sono andato a tavole rotonde, su Rai 1, su Rai 2, dappertutto. E io ho detto questo, se fossi un ristorante organizzerei io la sagra, come ha fatto Altomonte. Altomonte Barbieri è un ristorante, guardate, ha fatto una sagra. Perché la gente va alla sagra e non va al ristorante?
con tutte le eccezioni, che ci saranno delle sagre che fanno schifo, che sono care, che sono sporche, che non pagano le tasse, che non fanno la raccolta differenziata. Tirando via queste, la gente va alle sagre perché fa un'esperienza di relazione. Se voi guardate in Italia negli ultimi anni sono nate nuove forme, sono nati gli agriturismi, sono nati i bread and breakfast, sono nate 34.000 sagre. È vero che probabilmente hanno portato via qualcosa il ristorante, ma è piccola la cosa, perché vicino a casa mia c'è un paese che si chiama Casumaro, ci vanno 24.000 persone a mangiare la lumaca. Pensate che in quelle sere lì uno solo sarebbe andato a cercare la lumaca, che non ce l'ha nessuno. Vedete? Cioè la gente va alla sagra perché ha l'esempio intanto di libertà, fa un'esperienza, ci va con la famiglia, ha un senso maggiore più allargato, può fare confusione, trova la mostra, trova la musica, trova tutte queste cose. Quindi probabilmente la sagra potrebbe essere uno stimolo per cambiare la ristorazione. Potrebbe, è una mia idea, non è niente di più. La sagra in fondo sta aperta due weekend, se la organizzi tu. Io ho provato, dopo questa polemica, subito, perché la polemica è uscita in luglio, se andate a fare una ricerca su internet... Certo, perché qui bisogna fare... Guai, secondo me, e poi è una mia idea, io non ho né ristorante né sagre mie, quindi non ce l'ho. Falla tu. Io ho provato Impanare, che era una sagra prototipo, per le 9 sere ho preso 9 ristoranti. Il ristorante va in cucina, gli faccio pubblicità, si accontenta di guadagnare un euro e mezzo, invece che fare 20 coperti ne fa 10.000 e io gli faccio una pubblicità incredibile e per noi vuol dire un salto di qualità. Cioè, prima di cercare la colpa negli altri di volergli mettere delle regole, perché sennò è come quando è uscito il discount, vi ricordate la guerra che è stata fatta? Il mondo va avanti. Quando è uscito il primo ipermercato a Parigi, hanno fatto le barricate nel 68, che c'era Pompidou. È vero? Il mondo non lo puoi fermare. Quando ero un bambino, che è uscita la Mieti Lega, prima della Mieti Trebbia, scioperavano. Se avessero vinto gli scioperanti, taglieremmo ancora il grano col falcetto. Quindi non dico che non c'è un motivo, dico che spesso bisogna pensare e non cercare colpe, ma cercare soluzioni. Ma una sagra è in regola e segue le leggi, paga tutto quello che deve pagare una tassa, cioè la sicurezza. Ho solo provocato, cerco di andare più rapido. Oh, mi ha detto 5 ore, io vi parlo 5 ore. No, sto scherzando. Bene, bene. Bene. Allora, è importante, io ho... Ecco, io credo che da questa alleanza può venire fuori una relazione più allargata. Ve lo cercherò di dimostrarvelo, perché questo è un percorso, il mio. Io ho provato quando c'era, come si chiama, ha un nome così, il friulano direttore generale della FIPE. Sono andato alla FIPE decine di volte. Io non ho sagre e non ho ristoranti. Gli ho detto, proviamo, perché io lancio a livello nazionale, poi mi seguirà il 10%, l'1. Non lo so, adotta il tuo ristorante, il ristorante adotta la tua sagra, si può fare un'alleanza per stimolare una diversa ristorazione. Non ci si può fermare un volontariato, perché nei piccoli centri è l'unico modo di vita. Io ho dei paesi che sto seguendo come curiosità di 300 abitanti che vanno a mangiare in 10.000. Allora, in questi casi, cerchiamo di inventare dei piatti e mettiamo fuori che la settimana dopo si trovano nel ristorante B&B, cioè cerchiamo queste sinergie, ma costruendo cose nuove, perché il concetto di tipico, non tipico, ha un significato, ma è statico, perché allora se voi volete mangiare del pesce, per quanto riguarda me, a Milano ci sono i migliori ristoranti di pesce, li impediamo perché non è un prodotto tipico del territorio, ma dobbiamo pretendere che facciano
dei bilanci visibili, dobbiamo pretendere che facciano cultura, dobbiamo pretendere che quello che guadagnano sia investito nel territorio, come fanno le sagre che seguo io e dopo ve ne parlo, che ci siano i rendiconti esposti. E io, la sagra dell'Ortica, lo scorso anno ha regalato 46.000 euro al paese con iniziative, alla scuola per comprare il coso per le presentazioni. Ve lo posso far vedere, ve lo posso mandare il bilancio. Ecco, è importante questo, cioè ognuna sagra da quest'anno del nostro circuito dovrà mettere fuori la solidarietà sul territorio. Sul territorio, perché in molti casi la scuola non ha più un soldo, non riescono a biancarla. Cioè, se investe nel territorio è un vantaggio collettivo. Abbiamo dato 46.000 euro, e considerate che è una sagra di 5-6 sere, ma è al terzo anno ha avuto un tale successo con l'idea che ho avuto dell'Ortica, che adesso poi vi faccio vedere, che sono già nate 4 linee industriali. Cioè ci sono industriali che si sono buttati. L'Ortica era nota già al tempo di 500 avanti Cristo, che era pianta sia nutritiva che salutistica, non ho scoperto niente. Quindi questa è stata Fiera del Mais, laboratorio, quindi prima un prodotto, questa è una cultura. Andiamo avanti. Ecco, naturalmente nel 2005 voglio lanciare l'idea di localismo. Che cos'è il localismo? Per parlare di localismo bisogna parlare prima del fenomeno che lo ha stimolato, sennò dovrei dire campanilismo, vero signore? Cos'è il localismo? Localismo è la risposta ad un'idea all'opinione negativa verso un fenomeno antitetico che è la globalizzazione. Se la globalizzazione non ha più confini, non ha più regole, il localismo è l'unico modo per potermi difendere. Ma se mi difendo è un localismo che mette le barricate. Nel 1989, quando è caduto il muro di Berlino, la globalizzazione ha avuto un'impennata pazzesca, perché prima il mondo era regolato da due blocchi. Per 44 anni, cioè dal 45 al 1989 novembre, c'erano dei blocchi. Quando togli i blocchi, io mi ricordo il discorso del Papa polacco, e mi ricordo, perché veniva identificato come in parte protagonista del crollo, perché aveva aiutato Solidarnosc, e lui disse: vi mettete alle spalle quello che considerate un problema. Mi impressionò quel discorso e me lo sono ricordato a distanza di 25 anni. Vi mettete alle spalle un problema, ma ne nascerà un altro, perché il mercato non è la soluzione ai problemi, non è il paradiso perduto che raggiungete. Mancando i blocchi, i sociologi lo descrivono, se il mondo prima aveva uno steccato e dei confini, perde i confini. Quindi è come un pattinatore che si trova in una pista di ghiaccio senza avere mai un punto in cui fermarsi. E abbiamo visto, no? Che i primi che hanno incominciato sono gli industriali, adesso prendo in mezzo anche lei, che in questo mondo nel quale la Cina veniva messa dentro al WTO senza regole, è stato forse una delle mosse più devastanti che il mondo occidentale ha potuto fare. Cioè tu consenti alla merce di entrare, ma con regole completamente diverse. Guardate, ogni giorno salta fuori che i braccialetti sono avvelenati, che gli orologi là, che fanno questo qui. Quello è stata la cosa più devastante del mondo. Una cosa importante che volevo dire, visto che il marketing è morto, mi dispiace signore, ma dovrà cambiare cartello. Nel 1989 ci sono molti avvenimenti. Uno, io che mi interesso di marketing territoriale, no? E di marketing alimentare la prima volta. Poi c'è un altro avvenimento qualche mese prima altrettanto importante che dobbiamo ricordare. Il muro di Berlino viene più o meno in novembre, mi sembra, no? Ma qualche mese prima, in un paese che oggi sta guidando il mondo, avviene un avvenimento stravolgente, Piazza Tiananmen. Pensate, sono due avvenimenti dello stesso anno. In uno sembra che trionfi la democrazia, sembra. Nell'altro sembra che sia finita la democrazia. Il mondo occidentale è morto. La Cina sta guidando il mondo.
Questo vi dice che il mercato non è la soluzione, che può fare mercato anche se non c'è democrazia. Questa è la dimostrazione che dobbiamo cercare altre formule, perché se no il mondo ormai va in autocombustione. Questa qui era un'idea di localismo, quindi il localismo è la capacità di focalizzarsi su un territorio. Io divento localista perché prima, avendo tutta l'Italia, tutta l'Europa, non potevo focalizzarmi, ma nel momento che lavoro Ferrara su una parte di questa, devo sapere tutto di quello che succede se voglio avere un rapporto forte. Quindi questo logo, che non ho mai utilizzato, in pratica che cosa sono questi triangoli? Sono le 5 province sulle quali io ho fatto il progetto. Fate conto che questa sia Modena, Mantova, Rovigo, Ferrara e Reto. Quindi una convergenza, cosa vuol dire planizia? Vuol dire pianura, noi siamo in pianura, è un nome per caratterizzare un territorio togliendolo dalla politica. Se no dovevo dire un pezzo di Lombardia, che sono d'amministrazione di un tipo, un pezzo di Veneto, non riesce a fare niente. Noi dobbiamo pensare alle aziende, ma in un momento disinteressarci della politica, perché se non facciamo così ci sono le barricate. E va bene perché è della mia idea, perché il Veneto è leghista, va male perché è della mia idea, perché è di sinistra, in Lombardia che c'era Formigoni. Allora ecco, non, se un progetto è valido, se non è valido, non è valido. Ecco, questa era un'idea da farsi senza. Quindi io non sto facendo l'apologia né alle sagre né a niente. Dobbiamo cambiare formula, e per cambiare formula dopo abbiamo il concetto sociologico. Dov'è Francesco? Francesco, tu dimmi quando, se vuoi fare una pausa, se vuoi che la smetta. Io non so neanche che ora sono, 4:30. Dimmi tu, eh. Questo è un altro esperimento, cioè gli eventi sono un'occasione per capire il comportamento della gente, perché nell'evento ci va spontaneamente. A scuola ci vai perché sei obbligato, al lavoro ci vai perché sei obbligato, ma in una manifestazione che ci va per scelta, ci voglio andare a capire perché ci va. Allora, per 6 anni, dopo che avevo presentato Planizia, nella sala piena dissi una frase che colpì un signore, dissi: ricordatevi che le idee catturano le persone. Noi dobbiamo parlare a tutti per capire chi è pronto, non sceglierlo noi. Dobbiamo farci scegliere in base all'idea. Io sono come una guida turistica. Devo dire che vado a visitare il Palazzo Ducale di La Terza, chi è interessato mi segue. Così è il mercato. In sala ho detto, avevo presentato un progetto gastronomico, dico: magari qui tra di voi c'è uno che non ha niente a che fare con la gastronomia e che gli interessa il mio progetto. Pomeriggio il patron del carnevale, che io non ho mai visto, mai avuto, viene a casa mia. Lei mi deve fare, lei mi deve... No, guarda, a me mi interessa proprio il carnevale. Non mi interessa. Viene un giorno, l'altro giorno, il 3 giorni, finché un giorno mi convince ad andare a Milano con lui. Ma cosa posso farti? Poi intanto che penso, che vado via, dico: ma in fondo che cos'è? Un carnevale, un momento di felicità, di trasgressione, è un momento in cui, se mi metto la maschera, sono un'altra persona, no? Mi metto la maschera. Allora non può andare al cibo, perché il cibo deve essere senza maschera. Cavolo, senza maschera, mi viene l'idea, butto giù questo piccolo logo e faccio sapori senza maschera. Cioè, nei periodi pausa dalla sfilata dei carri, nei 3 giorni, faccio tutta una serie di iniziative con i ragazzi e invito dal premio Nobel a tutte queste cose. Solo il carnevale aveva un bilancio importante. Abbiamo fatto per 6 anni ed era l'entrata principale. Cioè, vedete, dove ci sono... Questo è un carnevale che adesso ha smesso per il terremoto, perché tutti gli edifici rischiano di cadere addosso, non può più fare le sfilate. È un carnevale gemellato con Rio, che aveva più o meno 340-350 mila persone in 5 giorni. Quindi un'occasione di visibilità, perché c'erano tutte le reti televisive. Quando ho avuto Montagnier, oppure l'attore americano che ho detto prima, Dustin Hoffman, mi ricordo che avevo Striscia la Notizia, Le Iene, tutti i telegiornali, le reti tedesche. Quindi è un'occasione di visibilità, non solo per far vedere i 6 carri sfilare, ma anche per far vedere questi progetti. Cioè, quando ho messo al tavolo il premio Nobel e gli chiedo: come sarà l'ospedale del futuro? Sapete cosa mi ha risposto? Luc Montagnier mi ha risposto: l'ospedale del futuro avrà meno corsie, meno sale operatorie e più ristoranti sotto.
ma saranno ristoranti che daranno il corretto cibo, perché noi oggi moriamo da cibo. È stata bella la risposta. Un signore di, allora aveva 78-79 anni, le Iene me l'hanno quasi seviziato. È successo quello con la bicicletta di Strisci alla notte, è stato il gioco con tutti. E poi dopo un mese mi richiama, dice: quando è che fa un'altra manifestazione? Non l'ho più chiamato, perché intanto ho dovuto fare un versamento importante all'associazione alla lotta contro l'AIDS in Africa. Però gli era piaciuto questo sistema, come quando ho fatto la Sagra del Cuore, mi hanno chiamato 800 cardiologi a tenere una conferenza per vedere di divulgare i concetti salutistici anche attraverso ai punti di massa, perché dice: noi facciamo tante cose ma non arrivano al cittadino, o arrivano sempre come punizione o nel momento in cui è una malattia. La cultura non va venduta così. Pensate quante cose può creare un ambiente favorevole, un ambiente positivo, no? Perché noi, se noi facciamo un incontro, lei ha qualcosa da vendere o da comprare, si crea una tensione. Ma nei momenti neutrali si vendono le idee, si portano a casa gli sponsor, si creano i modelli. Questa è, perché noi entriamo in un'epoca in cui il valore più grande che avrà sarà la creatività. Uno dei motivi per cui l'economia americana sta riprendendo, al di là delle mosse più o meno felici che ha fatto il Presidente, perché la nostra crisi l'abbiamo importata dall'America, perché abbiamo copiato un modello in un paese che non aveva le risorse della Mesica. L'usa e getta che hanno loro non andava bene a noi. Uno dei motivi per cui si sono sviluppati di più è che hanno copiato il modello che si chiama di Toyota. Una volta c'era il modello fordista, il modello di Taylor, adesso c'è il modello della creatività, cioè entrare nelle fabbriche, stimolare, incentivare la creatività di tutte le persone. Quello che si fa anche adesso a molte aziende via internet. La Ducati le ultime moto le ha fatto coi consigli via internet, ecco. Cioè sta iniziando un mondo in cui la gente vuol partecipare, ma intanto che partecipa ti ha già dato un consenso, ti ha già dato delle idee, perché le idee non possono venire solo dal responsabile marketing, perché sennò si esaurisce dopo un po'. Certo. Allora, sapori senza maschera, vado avanti un altro po', ma per farvi vedere l'idea, fammi vedere cosa c'è dopo in modo che stacchi. Vi faccio vedere solo questa, così dopo non parlo più. Abbiamo detto pane, creatività, filiera, fare cose diverse, mais una cultura, però fare anche altre cose, perché se facciamo le cose che fanno tutti non producono, perché noi stiamo, io vi sto dicendo, non divulghiamo le sagre, sfruttiamo le sagre per fare altre cose, per stimolare crescita, per stimolare cultura, ma se non le fa, le sono una magnada. Ecco, questo è l'ultimo lavoro sul quale così mi sono sbizzarrito. Mi chiamo un comune che si chiama Malalbergo, è in provincia di Bologna, ho degli amici industriali, ci dai una mano? Ecco, adesso io non mi cavo più fuori. Vado a Malalbergo, che è già un nome non felice, perché uno che, come fa a fare del turismo uno che si chiama Malalbergo? Dico, dovremmo cambiare il nome del paese. Poi sapete come si chiamava la festa del paese? Sagra di fine estate. Sarà mica una bella notizia. Al limite fai la sagra di primavera, no? Dà l'idea che c'è una stagione. E allora mi metto a lavorare e vedo che nel menù che loro offrono avevano un piatto all'ortica. Fatto un giro per il territorio, vedo che è pieno di ortiche. Perché? Perché l'ortica è una pianta nitrofila. Oggi noi, dove c'è molta agricoltura, i concimi vengono dilavati, quindi i nitrati vanno a finire nell'acqua. L'ortica la mangia, l'ortica non richiede input, è la natura che ce la dà. Dove c'è molta ortica, lei vi va a pulire l'acqua da nitrati, che sono cancerogeni nel tempo. E allora mi metto al lavoro e in poco tempo ho cambiato il nome dell'associazione, il nome della sagra, e ho cambiato tutto il menù, perché oggi è diventato un laboratorio che ha fatto dal tessuto fino ad arrivare. Abbiamo addirittura studiato, visto che c'è un famoso biologo, il DNA. Riesco a distinguere l'ortica da un paese all'altro, perché oggi con gli strumenti della scienza a costo bassissimo, col DNA distinguete
Malalbergo è attaccato a un fiume che si chiama Reno, l'avrete sentito dire. Di là c'è un altro paese di Ferrara, quindi sono due province, che si chiama Gallo, sono 500 metri. Distinguiamo la differenza. Il fatto che la distinguiamo, potremo anche un prodotto naturale caratterizzarlo, perché poi con i ristoranti abbiamo fatto... Vi faccio vedere solo i prodotti fatti e poi facciamo la pausa. Vi faccio vedere alcune cose. Ecco, ci siamo messi al lavoro, raccolta, lavatura con la mucchina, sbollentatura e naturalmente chi sono? La generazione dei family activist, cioè nostra generazione dei nati subito dopo la guerra. Capito? Sono tutti così, sono 100. È venuto fuori veramente un capolavoro. Avanti, ve la faccio vedere solo i prodotti finiti industriali. Questi sono loro quando lavorano e preparano, per mesi raccolgono. Poi la vendiamo anche a un prezzo simbolico e va tutto in beneficenza. Ma la cosa più interessante è che abbiamo, questo è un nome di un industriale locale che fa pane, questo pane l'Ortica. Avanti. Vi faccio vedere, questa è la ditta che fa i panini McDonald's, che fa le tortillas per il marchio Roberto, l'avrete sentito dire, che fa i grissini, fa tutte queste cose. Dice: Adriano, mi dai un quintale d'Ortica, ti regalo 10.000. Tanto che andavano talmente ruba che le abbiamo fatte pagare e poi abbiamo dato 6.000 euro all'asilo. Si è inventato il logo Tortica, perché se la chiamavamo piadina andavamo a disturbare un marchio che ha un significato molto, molto forte. Faccio vedere i prodotti. Tortica. Guardate, poi è venuta fuori la pasta. Andalini, che è un pastificio da noi molto grosso e che anche qui a Canosa di Puglia ha un piccolo stabilimento che si chiama... Non lo so. Si chiama Sovrana di Puglia. Sovrana di Puglia. Da noi ha fatto la linea, è partito con le tagliatelle a livello industriale, adesso ha fatto quattro tipologie di pasta. Non è che è lì il business, no. Dove sta per lui l'interesse? Sta vendendo la pasta all'Ortica? No. Lui in una gamma di 60 prodotti è l'unica novità che ha, anche se la dovesse regalare nello scaffale, lui viene fuori dalla mischia, perché lui vende pasta all'uovo che è uguale da 60, da 100, da 200 anni. Lui con quella cosa lì ha un fiore all'occhiello, è venuto fuori. Io ci ho messo un mese a convincerlo, ma no, è talmente buona che è più buona di quella fatta a mano, e questa è fatta con la polvere, hai capito? Quindi per dire, a volte vengono fuori, mi fermo. Dopo facciamo la seconda parte.